È pronta, mia cara? Ah, sì, sì, sono pronta. Solo c'è una piccola difficoltà. Cioè? Ma sbaglio o sento abbaiare il cane? Già, è proprio questa la difficoltà. La mia vicina, purtroppo, non può tenermelo. A lei farebbe piacere, ma suo marito non vuole. Me l'ha detto adesso. C'è ancora? Certo. Mi dispiace, veramente, mi creda, ma non so proprio come fare con questa bestiola. Non si potrebbe fare in modo di portarla con noi? Se ben ricorda, mia cara, è la prima cosa che le ho detto. Sì, lo so, ma come faccio? Altrimenti sarebbe pronta, potrebbe scendere. Sì, certo, certo, il resto è tutto pronto. Solo abbia la bontà di aspettare qualche secondo. Le valigie sono così pesanti che da sola non ce la farei proprio. La mia vicina ha offerto gentilmente di aiutarmi a portarle giù. Veniamo subito, un momento. No, scusi, signora. Sì? Dica. Non si preoccupi delle valigie adesso, possiamo prenderle dopo. D'accordo. Allora adesso dovrei scendere senza valigie, è così? Per forza, prima bisogna risolvere il problema del cane. Hanno suonato per caso? Sarà la mia vicina che viene per le valigie. Non dimentichi il nostro accordo. No, no, stia tranquillo. Vengo immediatamente. E allora è arrivato il grande momento. Sì, ci sono... è tutto pronto. Bene, allora vado a chiamare mio figlio per le valigie. No, 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 grazie, non occorre. Le valigie le prenderemo più tardi, perché devo sistemare il cane. Ah, già, è vero. Mi dispiace molto. Ma purtroppo mio marito è stato sempre contrario a tenere persino un gatto in un appartamento come il nostro. Come farà? Dove pensa di portarlo il suo cagnolino? Ecco, ancora non ci abbiamo pensato. Comunque deve tornare. Sì, devo tornare a prendere le valigie. Già, ma quando parte il suo aereo? Credo di avere poco tempo ormai. Ah, una cosa. Mio marito mi ha fatto osservare che non abbiamo il suo nuovo indirizzo, signora Domberg. Le serve? Se arrivasse qualcosa per lei non sapremmo nemmeno dove rispedirgliela, signora. Non credo che ce ne sarà bisogno, è tutto sistemato. Il contratto è disdetto, l'affitto è pagato, i mobili venduti, non vedo che altro potrebbe esserci. Comunque le manderò il mio indirizzo quando sarò sistemata. Io voglio sperare che lei non commetta un errore, signora Domberg. Un errore in che senso? Beh, ecco, Madeira è senza dubbio un luogo incantevole per passarci la seconda gioventù. Però, signora... è sicura di aver riflettuto bene prima di prendere questa decisione? Ho riflettuto molto e non vedo cosa avrei di meglio in questa città. So che non parte da sola, ma appunto, sapere almeno con chi sta partendo. Ecco, mio marito dice che questo, almeno questo dovrebbe dircelo. Oh, a che scopo? È una persona che conosco bene. Ma che dico bene? Benissimo, anzi. È quello che la sta aspettando giù. Appunto. Mi scusi, signora, ma adesso devo proprio lei. Andare. È certo. Tardi. Ci rivedremo, però, sì. Per le valigie. Andiamo? Vieni, anche andiamo. Andiamo. Devo venire? No, no. Prima deve andare a sistemare il cane. E il bagaglio? È già pronto, ma torna più tardi a prenderlo. Quello che non capisco è perché sta facendo le cose in modo così misterioso. Una persona ha detto che conosco molto bene. Allora perché non lo ha fatto salire? Ad ogni buon conto prendo il numero. No, purtroppo ci sono disposizioni che non lo permettono proprio. Il governo dell'isola ha leggi severissime in questo campo. Sì? Saremo costretti a lasciarlo in una pensione per animali. E ne conosce una buona? Certo. Non abbiamo altra scelta e dobbiamo anche far presto, altrimenti finiremo col perdere l'aereo. E questo sarebbe un vero disastro. No, la portiamo in una buona pensione e quando ci saremo sistemati faremo tutte le pratiche con calma perché ci possa raggiungere. Ah, ci conto proprio, signor Buba. Ho un gran rimorso di coscienza a lasciare questa bestiola senza di me. Ah, sapesse come la capisco, mia cara. Però sarà tutto più semplice a Madeira. Ci atterremo alle disposizioni con precisione. Faremo tutti i documenti che occorrono allo scopo. Ma nel frattempo purtroppo dobbiamo lasciare questa povera bestiola in una pensione per cani. Purché sia per poco tempo. Forse sarà meglio che compia io questa triste missione, vero? Preferisco risparmiarle il momento degli addii. È molto gentile, signor Buba. Non ho pensato ad altro da quando sono in macchina.
Su, non aver paura. È solo per poco, va pure tranquillamente. E appena possibile ti faremo venire da noi. Vedrai come starei bene. Ecco, prende il guinzaglio. Se ne vada, prego. Non si preoccupi di nulla. E anche questa è fatta. Qui starà benissimo. Mi hanno assicurato che lo tratteranno con cura. Non gli mancherà nulla. Ha spiegato bene che il soggiorno del cane sarà molto breve presso di loro. Gliel'ha detto, sì? Sì, certo che l'ho spiegato, però adesso dobbiamo proprio affrettarci. Allora ci conviene passare prima a prendere le mie valigie e poi, tornando indietro, prenderemo le sue. Prego, si accomodi. Grazie. Ecco. Ho sempre creduto che lei abitasse in pieno centro. Infatti, ma ho dato via anch'io l'appartamento. Questa è una casa per i miei weekend, appunto. E non ho nessuna intenzione di venderla. Voglio lasciarla in eredità a mia nipote. A sua nipote? Già, non le ho mai parlato della mia nipotina. No. Che sbadato. Vive a Monaco e frequenta l'università. Ah. Studia medicina. Prego. Siamo arrivati. Prego, entri, si accomodi. Permette? Oh, prego. Vede, cara, la mia nipotina adora questa proprietà, benché, bisogna dirlo, sia molto modesta, come vede. Comunque è una fortuna avere qualcuno qui. Io non ho più nessuno, invece. Questa è una cosa che non ha più il diritto di dire, mia cara. Forse dobbiamo bere qualche cosa. Certo, al nostro bel viaggio e alla nostra nuova vita insieme. Non posso prendere nulla in questo momento. No? Un bicchiere di champagne le farà bene, vedrà. Sia gentile, prenda due bicchieri e me li metta sul tavolo. Sì, volentieri. Com'è intimo qui. Mi piace. Ha ragione sua nipote. Forse è un posto troppo solitario. Nemmeno la domenica si vede qualcuno da queste parti. Ecco, venga, sono pronto. Grazie. Io non bevo mai nulla. Al massimo un po' di vino mangiando. Un momento. Anche la musica. È un romantico, lei. Mia cara, al nostro futuro. On va danser le long du golfe clair a des reflets d'argent la mer des reflets changeants la pluie, la mer, au ciel d'été, en fond, ses blancs moutons, avec les anges qui fument la mer, bergère d'azur infinie, voyons. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés.
voyez les oies de blanc et ces maisons rouillées, la mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie de la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer. Oh, tu sei Anka. Ma che diavolo fai qui? E da dove salti fuori adesso, Signora Domberg! Strano che non abbia sentito. Signora Domberg! Che succede? Come mai il cane è qui? Non lo so proprio, ma ci deve essere qualcuno in casa. Perché c'è la luce accesa. Gert, ora l'hanno spenta. Non abbiamo una chiave? Noi no, ma il portiere deve averla per forza. L'appartamento è da affittare. Vado a chiedergliela, porta via il cane. Sì, brava Anka. Vieni da noi, zitta. Ti do un po' di pappa, la vuoi? Vieni, bella, vieni. La sua ce l'ha ancora. Doveva prendersi le valigie, ma non è più venuta. Eppure è andata via poco dopo le due. Buonasera, signor Zalbach. Siamo preoccupati perché il cane della signora Domberg è tornato da solo. E poi mia madre ha visto luce nell'appartamento. Sì, qualcuno l'ha accesa e poi l'ha spenta. È meglio che vada anch'io. Sì, vai. Gert! Qui non c'è nessuno. Gert! Che c'è? Guarda queste valigie. Non le ha lasciate qui. C'ero anch'io quando è partita. Quando la Domberg è uscita, queste valigie stavano in quella stanza, non in questa. Dunque,
Qualcuno è venuto qui per portarle via. E non era certamente la Domberg. È la macchina di oggi. L'avevamo vista bene. Wer ist denn da? Claire! Ach, Claire! Komm rein! So. Guten Abend, Onkel Tom. Guten Abend. Ich war heute Abend schon mal da. Wo bist du denn gewesen? Ich war unterwegs. So. So kommt sie in den Mantel aus. Komm rein, hast du gegessen, getrunken? Kann ich dir was machen? Nein, nein, danke. Ich komme eigentlich nur, weil ich wissen wollte, wo du warst. Sonst bist du doch abends um 8 Uhr zu Hause. Na, ich war draußen. Im Haus? Ja. Was hast du denn gemacht? Im Garten gearbeitet. Wodka, Coke? Wie immer. Du siehst schlecht aus. So? Ja. Oh, ich bin vielleicht ein bisschen müde. Già in piedi, capo. Da un paio d'ore. Lo sapevo che ti avrebbero spedito qui. Sentono molto la mia mancanza in ufficio? No, ma le sedie vuote danno fastidio. Vuoi un caffè? Grazie. È la signora Domberg. Sta diventando una vera ossessione. È la terza donna che scompare nel giro di 6 mesi, dopo aver venduto tutto quello che possedeva per passare la sua seconda gioventù in un luogo di sogno, a Madeira. E tutte e tre erano donne sole, senza un parente che potesse notare la loro scomparsa. Ma a che serve guardare quella foto per ore e ore? Io continuo a guardarla perché quel suo aspetto disarmato è quello che mi ha fatto veramente pensare. La gente che ha quell'aspetto di solito ha un'immensa fiducia nel prossimo. E la fiducia è la trappola nella quale molto spesso cade quasi volontariamente. Comunque per ora è scomparsa. No, è morta. Ne sono profondamente convinto. Derubata e poi fatta fuori. E per questo non viene più in ufficio? Voglio mettere le mani sull'assassino. E per far questo non devo stare seduto in ufficio. Questo è chiaro. Che cosa è chiaro? Che non serve scaldare una sedia in ufficio. Appunto. Invece qui ho cercato di immaginare come passava le giornate una donna che non aveva nulla da fare. Conoscere le abitudini della vittima può essere molto importante. Per esempio, può farci capire in che modo e in che ambiente ha conosciuto il suo assassino, e questa è la prima cosa che bisogna scoprire. E lei ha già scoperto tutto? Sono giorni che non mi occupo d'altro. La signora era una persona molto abitudinaria. Ogni giorno, per esempio, andava a prendere un caffè con una fetta di dolce. E io ho trovato il locale grazie a una sua vicina e grazie al suo cane che è stato riconosciuto. Quindi, adesso ogni giorno ci vado anch'io. Prendo il caffè e mangio dolci. Weil du annimmst, dass sie dort ihrem Mörder begegnet ist. Ja. Du glaubst, er verkehrt noch da? Ja. Woran willst du den erkennen? Ich. Ach, das ist der Hund von der Frau? Ja. So, komm her. Der
Er hat eine feinere Nase als ich. Sag mal, hier verbringst du deinen Nachmittag. Ja, ja. Komm, setz dich, Kleiner. Guten Tag, bitte, was darf es sein? Grüß Gott. Wie immer, ja. Ja, für mich das Gleiche. Komm. Ma, qui cos'è? Il viale del tramonto. Per alcuni un tramonto dorato. Se si potesse fare la somma dei risparmi e delle pensioni di tutta questa gente. Dunque, la signora Domberg sedeva qui ogni pomeriggio sola col suo caffè. Qui, là, a quel tavolo, a quell'altro. Una donna un po' matura con 30.000 marchi in banca e un sacco di sogni non realizzati. Ecco, prego. Molte calorie. E nessuno ricorda di averla vista con qualcuno al tavolo? I clienti abituali si conoscono tutti qua dentro e a volte è così pieno che ci si siede dove si trova un posto. Cosa pensa che faccia? Eh? Chi? Che abbai o che dimeni la coda? Che lo morda. Vorrei pagare. Oh, vieni qua, tu. Mi dispiace che il cane l'abbia disturbata, signore. Non mi ha disturbato affatto, signore. Sembra che la conosca bene. Già. Sì, può essere. A volte gli do da mangiare qualche pezzetto di dolce. Il cane è suo? No, no. Appartiene a una signora. È quello che volevo dire. Infatti l'ho visto qualche volta con una signora, appunto. Posso sedere qui un momento con lei? Sì, prego. Grazie. Il mio nome è Derrick. Bubach. Come ha detto, prego. Bubach. Conosce la signora Domberg per caso? Come ha detto? Domberg. È la padrona del cagnolino. Ha mai avuto occasione di parlarle? Sì, sì, qualche volta, appunto, a causa del cane. Però il suo nome non l'ho mai saputo. Viene spesso qui? Ogni tanto. E ricorda bene la signora, vero? Certo, se parliamo della padrona del cane. Scusi tanto, veniva sola qui? Io cerco una persona che dovrebbe averla conosciuta molto bene. Sì, capisco. Non credo di poterla aiutare, ma la prego, mi tolga questa bestia di dosso. Buono, scusi tanto. La bestiola la conosce proprio bene. Come le ho detto, le ho dato da mangiare qualche volta. Qualche pezzetto di dolce. Sì, non avevo altro. Signor Bubach, io temo... temo proprio di doverle una spiegazione. Vede, la signora Domberg è scomparsa da tempo. Scomparsa? Senza lasciare traccia. Ah. E come si può scomparire così? Ha lasciato l'appartamento, ha venduto tutti i suoi mobili e ha chiuso il suo conto in banca. Insomma, non ha lasciato nulla qui. Voleva trasferirsi a Madeira. Madeira? L'isola di Madeira? Sì, proprio quella. Mm. Ma non c'è mai arrivata, purtroppo. Forse anche perché non sarà mai partita. E mi dica, come mai lei conosce tutte queste cose? La sua vicina. La sua vicina me le ha dette. Uh-huh. E un'altra cosa. Prego. Lei mi fa tutte queste precise domande. Ha persino il suo cane. Lei chi è? Suo nipote. Ah, suo nipote. Già. Spero di non averla seccata troppo con le mie domande. No, la prego, non lo dica. La ringrazio. Na? Was macht er? Er zahlt. Gut, danke schön. Herr Bubach. Oh, Baron. Ich freue mich sehr, dass Sie am Dienstag zum Bridge zu mir kommen. Die Gräfin Freiberg ist auch da, also lassen Sie mich nicht im Stich. Nein, warum ist denn der Hund auf ihn zugelaufen? Na ja.
Er sagte, er hat ihn ab und zu mit Kuchen gefüttert. Das ist doch eine Erklärung. Keine gute. Der. Der frisst keinen Kuchen. Herr Huber, wollten Sie weggehen? Ja, liebe Frau Peters, es tut mir schrecklich leid, aber ich habe leider eine dringende Verabredung. Wir beide waren doch verabredet. Ja, ich weiß, aber es geht leider wirklich nicht. Lieber Herr Buber, Sie können jetzt nicht weggehen. Sie haben mir so viel über Madeira erzählt. Ich bringe es überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Das freut mich ungeheuer. Aber leider im Augenblick ist es wirklich unmöglich. Herr Buber, ich weiß ganz genau, was Sie denken. Die denken, ich kann das nicht finanzieren, nicht? Aber nein. Aber ja, ich kann sofort 200.000 Mark flüssig machen. War er mit eigenem Wagen da? Ja. Ist mit einer älteren Dame weggefahren. La cosa più bella è il clima, sempre così mite, dolce, spumeggiante come una coppa di champagne. Ah. Estate e inverno si può stare seduti all'aperto. Sì, alla nostra età, o perlomeno alla mia, vero? Alla mia età c'è solo un modo. Sogno. O meglio, un solo artificio per illudersi di prolungare un po' la vita. Escludere da essa ogni inverno. Mm-hmm. E questo è possibile a Madeira? Ah, è inevitabile, con quel mare. Lo dimenticavo, quel mare immenso, azzurro. Hai intenzione di trasferirsi lì? Sì, ci ho pensato molto, ma alla fine ho deciso. Sì? Non penso a una villa, ma a una casa modesta. Ah, sì? Sì, quasi sul mare. La cosa presenta un problema. Sono indiscreta se le chiedo quale. Sarei solo al mondo. Là non conosco nessuno. La solitudine non è cosa che si risolve. Purtroppo. Naturalmente anch'io ho un paio di parenti, qualche amico, ma non c'è mai nulla che veramente mi unisca a loro. È la storia di sempre. Sa cosa ammiro in lei, signor Bubach? La sua semplicità e la sua concretezza. Ecco, signor Bubach, non vorrei che lei mi fraintendesse, ma le farò una domanda. Non è facile, forse, però glielo voglio chiedere. Perché tanti timori? Perché non so proprio da dove cominciare. Insomma, ha mai pensato che noi due potremmo... Vada avanti, la prego. Sì, insomma, se noi due insieme andassimo a... Non ne faccio una questione di soldi. 200.000 marchi già ci sono, quindi... Se il suo interesse è sincero, la prossima volta che ci vediamo posso portarle qualche documento. Questo però, se veramente il suo interesse è sincero. Certo. Sì, è sincero. Davvero. Buongiorno, zio Paul. Ma di chi è questo cane? È di quei due signori là fuori, ti aspettano. Stavo suonando il campanello quando sono arrivati. Mi hanno detto che sono della polizia, vogliono un'informazione. Hai cambiato la macchina? Sì, quell'altra non mi piaceva più. Vogliamo entrare? Vi apro dall'interno. Grazie. Che diavolo vuoi, bestia maledetta? Chissà perché ci mette tanto. Scusate, ma ho dovuto fare un po' d'ordine. Ordine? Che cosa dici? Casa tua è sempre uno specchio. Lo zio è scapolo, ma la sua casa fa invidia a una donna. Possiamo entrare, signor Bubach? Certo, prego. Grazie. Faccio strada, se permettono. Prego, prego. Possono provare a farlo tacere un po'. Vieni qua, Anka. Vieni. Prego, signore. Permesso. Dunque, sono poliziotto. Già, questo è il sergente Clyde. Piacere. Piacere, ma non mi aveva detto che era il nipote di quella signora, come si chiama? Domberg. Già, Domberg. Tu sai di che si tratta? Sì, i signori me l'hanno detto. Una signora che tu hai conosciuto è scomparsa e si teme che sia stata uccisa, poveretta. Ah, ti hanno detto tutto? Credo. Infatti, ma prego, si accomodino.
Ecco, mettiamoci qui. Gradiscono bere qualcosa? Mia nipote può... No, 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 grazie. Come vuole. Buona anche... Zitta, zitta, buona. Ho l'impressione che voglia fare qualcosa. Possiamo metterlo in giardino, se crede. No, poco fa ha già fatto tutto. Ah, sì? Mi dispiace proprio doverla disturbare di nuovo. E il fatto è che non so che altro potrei raccontarle. Quella signora Domberg. Domberg, sì. Ha avuto qualche contatto con me solo perché aveva questa bella bestiola. È vero che tu sei un tesoro, eh? Eh sì, capisco. A noi invece interessa sapere se c'è qualcuno che la conosceva meglio. Vorrei, cioè, pregarla di frugare bene nella sua memoria e dirmi se ricorda di averla vista entrare o uscire da quel caffè con qualcuno. Non ho bisogno di frugare nella memoria. Non vado al caffè per vedere cosa fa la gente. Mi dispiace, non sono in grado di fornirle ulteriori informazioni. Zitta, zitta. Che la donna sia stata uccisa è solo una supposizione, vero? Sì, infatti. Sì, sì. Ha disdetto l'appartamento, ha venduto i mobili e ha chiuso il conto in banca. Il fatto è che insieme alla signora Domberg si perdono anche le tracce di 30.000 marchi. Ma per smontare casa e vendere tutto avrei avuto una ragione. Andare a Madeira? Definitivamente. La persona che stiamo cercando le aveva forse promesso una vita molto piacevole in un'isola di sogno. Già, non è escluso che sia così. Speravamo che lei potesse dirci qualcosa. Lei abita in questa casa con suo zio? No, ho un appartamento qui vicino. Grazie. Una semplice curiosità. Ci sono dei gatti per caso qua dentro? Non capisco lo scherzo. Le dispiace se apro questa porta un momento? A quale scopo? Perché si convinca anche lui che qui non ci sono gatti. Continua a non capire. Comunque, prego. È stato qui qualche volta? No, mai. E perché si comporta in questo modo? Cosa vuoi che ne sappia? Si sarà convinto che non ci sono gatti qua. Sì, sì. Ma forse non era un gatto che cercava. Comunque, grazie. Dovrò disturbarla di nuovo se saprò qualcosa. Arrivederla. Arrivederla. Vi accompagno. Su, andiamo, andiamo. Ha detto che abita qui vicino, vero? Sì, lì di fronte, al numero 25. Ah, grazie. Come si chiama, signorina? Henkel, Claire Henkel. Mia madre era la sorella dello zio. Di che cosa si occupa? Studio ancora, medicina. Qui, a Monaco? Sì, certo. Già. La ringrazio, signorina. Arrivederla. Arrivederla. Hop. Brava bestiola. Hai l'indirizzo? Oh. Che sistemi. È incredibile. Si permettono certe cose. E che cosa volevano sapere, in fondo? Niente che non avessi già detto. Povera piccola, ti hanno messo paura? No, stavo pensando... A che cosa, cara? Che qualcuno sia capace di convincere una donna a rinunciare a tutto rendendola in fondo complice del suo stesso assassinio. È possibile una cosa simile? Non so cosa dirti. Tu l'hai conosciuta. Che tipo di donna era? Non ricordo nemmeno che faccia avesse. Non ti ha mai detto niente di sé? Ma io mi rivolgevo solo al cane. Il fatto di Madeira, però... Madeira è sempre stata il tuo sogno. Madeira? Ho visto un sacco di materiale pubblicitario qui da te. L'ho visto qua dentro. Non aprire! Scusami, ma questa gente mi ha reso talmente nervoso con quel maledetto cane. Vieni, non andartene subito, rimani ancora un po'. Soll ich dir Kaffee machen? Oder was zu trinken, grundsätzlich? Nein, nein, ich komme nur, weil du hast mir Geld überwiesen. Ich sehe da plötzlich auf meinem Kontoauszug, dass da... Kann ich dir nicht auch ab und zu mal etwas Geld überweisen? Du tust so viel für mich. Du bezahlst das Studium, die Wohnung, mein ganzes Leben. Ich habe gute Geschäfte gemacht. An der Börse? Ja, an der Börse. Du, man kann da immer noch eine ganze Menge Geld verdienen. Das ist gar keine Geheimwissenschaft, wie die Leute mal sagen. Man muss nur Zeit haben, sich mit den Aktien zu beschäftigen. Na, und die Zeit, die habe ich ja. Was lachst du? Das ist doch merkwürdig. Da verschwindet eine alte Dame mit 30.000 Mark und sie will nach Madeira. Na und? Na, überleg doch mal, du kennst die Frau.
Es sieht sogar aus, als ob der Hund dich kennt, als ob er schon mal hier gewesen ist. Außerdem erzählst du auch andauernd von Madeira, von dem angenehmen Klima und so weiter. Außerdem hast du plötzlich Geld. Was willst du damit sagen? Entschuldige, Onkel Paul. Es war kein guter Witz, ich weiß. Entschuldige. Du bist wirklich nicht der Mann, der jemanden umbringt. Das ist schon gut, Japan. Du bist mir böse, ich seh's dir an. Nein, ich bin jetzt ein bisschen müde plötzlich. Ich glaube, ich werde dich besser hinlegen. So. Na ja, also dann mach's gut. Ja. Du findest ja den Weg, nicht? Ja, ich besuch dich morgen wieder. Ja. Tschüss. Nein, nein, haben Sie einen Moment Zeit? Ich muss mit Ihnen reden. Bitte? Das ist die Frau. Welchen Beruf hat denn Ihr Onkel? Er war Redakteur einer botanischen Zeitschrift. Aber er schrieb Bücher. Fachbücher über Farne. Ach, über Farne? Ja, so eine Art Standardwerk über Farne. Wie sind denn seine finanziellen Verhältnisse? Sehr gut. Sehr gut. Er hat sein Geld angelegt. In Papieren. Er versteht eine Menge von Börsengeschäften. Von Aktien. Er kauft und verkauft. Hat Ihr Onkel vor 2 oder 3 Wochen größeres Geschäft gemacht? Was bezwecken Sie mit solch einer Frage? Wann ist die Frau verschwunden? Vor 3 Wochen. Das heißt also, Sie verdächtigen meinen Onkel. Die Frau ist verschwunden, mit ihr 30.000 Mark. Sie fragen, ob zu diesem Zeitpunkt mein Onkel ein gutes Geschäft gemacht hat. Der Zusammenhang ist ja wohl kaum zu übersehen. Ich verberge ihn ja nicht. Mein Onkel ist kein Mörder. Ich kenne ihn. Es gibt keinen Menschen, den ich so gut kenne wie ihn. Meine Eltern sind gestorben. Mein Onkel ist für mich wie Vater und Mutter in eins. Wie ich lebe, dass ich studiere, das alles verdanke ich ihm. Seiner Großzügigkeit, seiner Liebe, seiner Fürsorge. Er ist der gütigste Mensch, den ich kenne. Sie haben nicht das Recht zu bezweifeln, was ich sage. Ich habe nur gefragt, ob er vor 3 Wochen ein großes Geschäft gemacht hat. Hatte er denn irgendwie größere Ausgaben? Ich weiß es nicht. Den Wagen, den er fährt, der ist neu. Ja, das stimmt. Wie lange hat er ihn? Etwa 2 Wochen. Aber einen neuen Wagen kann er sich immer leisten, zu jeder Zeit. Da muss er nicht auf besondere Geschäfte warten. Hat Ihr Onkel jemals von Madeira gesprochen? Ist jeder, der von Madeira spricht, ein Mörder? Deve essere un vero paradiso. Piscina sempre tiepida. Mhm. Insomma, c'è tutto quello che serve sempre più per la salute. Terme, massaggi. E poi, ecco, vede, qui si possono fare lunghissime passeggiate. Fra i boschi, gli agrumeti, lungo viali alberati. E il mare è sempre in vista. La mia voglia di partire si fa sempre più forte. Niente nebbia, niente neve, niente freddo come qui da noi. Meraviglioso. Già. Però dobbiamo far presto. Dobbiamo decidere. Non troveremo più nulla, se no. Ah, crede. Ciao, Claire.
Non hai lezioni stamattina? No. C'è qualche sciopero all'università per caso? No, da noi non c'è mai. E allora? Ecco, vieni avanti. Tu sai quanto mi fa piacere quando vieni a trovarmi. Sei stato in banca? O alla borsa? No, no, affatto. Tu non ci crederai, ma ho passato tutta la mattina ai giardini inglesi. Ho pensato di scrivere un altro libro, un testo di botanica sulla vita vegetale dei nostri parchi, una fonte inesauribile di ispirazione. Però adesso, perdonami se mi tolgo le scarpe. Forse ho camminato un po' troppo. Oh là là! Guarda, si vede bene che manca una donna in questa casa. Cominci a temere la vecchiaia? Sì. Non c'è ragione, però. Perché no? Non c'è ragione perché io penserò alla tua vecchiaia come tu hai sempre pensato alla mia giovinezza. Ma quando io per te faccio qualche cosa, non lo faccio come fosse un'assicurazione. Lo faccio perché ti voglio bene. Scusami, zio. Cosa devo scusare? Uno di quei poliziotti è venuto a casa mia. Per che cosa? Volevo sapere se 3 settimane fa hai fatto qualche buon affare. Strano. Forse è sempre per quella storia. Quella dei 30.000 marchi. Quelli della Domberg. Sì, infatti ha parlato proprio di questo. Sì, ma vedi, il guaio è che mi è capitato davvero un buon affare in quel periodo. Tanto che io volevo portarti con me a fare un bel viaggio, piccola mia. Ecco. Grazie. Sapevano persino che la tua macchina è nuova. Gli ho detto che un uomo come te può cambiare la macchina come e quando vuole, senza bisogno di aspettare un affare. Molto bene, è stata un'ottima risposta. Ma gli hai anche detto, per caso, che io faccio operazioni in borsa? Certo. Hai fatto bene. E come ci sono rimasti? Poliziotti. Ne fanno subito un romanzo giallo quando uno si compra una macchina. Tempo fa mi rimproveravi di dare poco valore al denaro. Ricordi? Ti ho rimproverato questo. E perché me lo ricordi proprio adesso? Perché non capisco come si possa uccidere un essere umano solo per avere il suo denaro. E se avesse un debito, l'assassino? Oppure... Oppure? Se volesse realizzare per una volta i suoi sogni. Veramente volevo offrirti un caffè ora. Penso seriamente a difendermi, sai, da questo attacco. Ma dove sei? Ah, sì, da questo ingiustificato, assurdo comportamento della polizia nei miei confronti. Con quale diritto mi stanno sospettando di aver ucciso una persona? Una persona. Vorrei farti una domanda, zio. Ti ascolto. Ti ho visto uscire con la macchina ieri, quando mi hai detto che avevi bisogno di un po' di riposo. Sei uscito in gran fretta con un pacco sotto il braccio. Cosa c'era in quel pacco? Era proprio un pacco? Sì. Non hai nemmeno pensato a chiudere la porta del garage per la fretta che avevi. Ah. Quando è stato questo? Ieri, appena sono uscita. Cioè ieri mattina? Era più o meno così il pacco. E tu avevi una gran fretta. Non era per quello. Non puoi sospettare che la fretta fosse dovuta proprio a quel pacco. Apri pure, ti prego. Sì. Buongiorno, sono la signora Peters. Vorrei parlare con il signor Bubak. Prego, signora, si accomodi. Prego. Grazie. Mi perdoni, spero di non essere inopportuna con la mia visita.
Ah, è lei, signora. Già. Le presento mia nipote, questa è la signora Peters. Piacere. Signor Bubach, motivo unico della mia visita è che non voglio perdere altro tempo. Cioè, voglio dire che ho deciso tutto. Vengo a Madeira con lei. Suo zio mi ha tanto parlato di Madeira che ormai mi sembra di conoscerla, di esserci stata. Ecco già. Da giorni ormai non faccio che pensare a questo. E sono convinta che non ci sia nulla di meglio per la seconda gioventù. Il suo clima, il suo mare. Sì, non posso restare ora. Ho molto da studiare oggi. Tornerò quando avrò finito. Arrivederci, zio Paul. Ma Claire... Habe ich einen Fehler gemacht? Ja, der Zeitpunkt war vielleicht nicht ganz richtig gewählt. Wegen Ihrer Nichte? Ja, die möchte natürlich nicht, dass ich nach Madeira ziehe. Ich habe Ihnen ja von ihr erzählt, das ist meine einzige Anverwandte. Nein. Nein, Sie haben nie von ihr erzählt. Was, ich habe nie von ihr erzählt? Nein. Aber doch, natürlich, das ist doch meine Nichte. Und die studiert Medizin. Ich finanziere das Studium und da schaut sie halt jeden Tag einmal hier vorbei, wenn auch nur ein paar Minuten. Und sie würde sich sehr allein fühlen, wenn sie... Ja, natürlich, wenn ich nach Madeira ziehe. Ja, das habe ich gesehen. Sie war ja ganz verstört. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Ja, so ein liebes Mädchen. Und jetzt wollen Sie nicht mehr fort von hier? Doch, das lässt sich ja nun nicht mehr rückgängig machen. Na, Gott sei Dank. Wissen Sie, ich habe nämlich etwas ganz Blödsinniges gemacht. Was denn? Ich habe schon mal 100.000 Mark von der Bank abgehoben, nur um Ihnen zu zeigen, dass ich es habe. Ach. Wissen Sie, ich habe immer das Gefühl gehabt, Sie trauen mir nicht ganz. Doch, natürlich. Nein, Sie haben immer nur gedacht, die redet zu viel, aber Sie meinen nicht. Nein, das habe ich nie gedacht. Wirklich? Wirklich. Wie sind Sie denn eigentlich hergekommen? Wieso mit dem Taxi? Na, wissen Sie was, dann fahre ich Sie jetzt nach Hause. Nein, Herr Bubach, nein, das ist nicht notwendig. Natürlich, das lasse ich mir nicht nehmen. Nein. Und auf dem Weg zeige ich Ihnen mein Wochenendhaus. Wunderbar. La mer, au ciel d'été. Qui di nuovo. Che altro è successo? Non può lasciarmi in pace. Dobbiamo parlarle un momento. E va bene. Grazie di essere venuta, signorina. Prego, si accomodi. Prende qualcosa? Grazie, un caffè. Harry? Sbaglio o non si sente molto bene? Abbiamo controllato il conto in banca di suo zio. Ne avete il diritto? Certo, in caso di sospetto di qualche reato. 3 settimane fa suo zio ha fatto un versamento in banca, 15.000 marchi in contanti. E in contanti ha pagato anche la nuova macchina che ha comprato. E con ciò? Beh, ecco, le operazioni che suo zio fa in borsa non le fa mai tramite la sua banca. E questo ci induce a pensare che in realtà non faccia mai nulla in borsa. Può essere certo di questa affermazione? No, è solo una supposizione, come le ho detto. Ci dica quello che sa, signorina. È proprio certo che io sappia qualcosa. La vedo nervosa e imbarazzata. Questa è una sua impressione. Sa che suo zio frequenta spesso questo caffè? Noi l'abbiamo incontrato qui e gli abbiamo parlato. Ieri, quando è uscito, l'ho seguito e l'ho visto salire in macchina. E questo che cosa dimostra? È salito in macchina con una donna. Una signora che lo aspettava qui fuori. Una donna un po' matura. Ebbene, noi cerchiamo questa signora adesso. Dunque lo ritenete un omicida? E secondo voi, questa sarebbe la sua prossima vittima? Hanno ancora qualche domanda? No. Allora vorrei andare. Se permettono. Sono molto dolente di aver accresciuto il suo imbarazzo e il suo nervosismo, Harry.
quest'ora. Scusa, zio, ma devo dirti... Vieni avanti, tesoro. Vieni. Mi stavo già preoccupando che tutta questa storia della polizia avesse eccitato un po' troppo la tua fervida immaginazione. Vuoi mangiare qualcosa? Ho un'anatra arrosto e so che a te piace molto. No, grazie, ma non ho affatto appetito. Davvero non hai appetito? No, ho lo stomaco chiuso. Peccato. Posso parlarti apertamente? C'è bisogno di chiedermi? Non riesco più a dormire. Ho un pensiero che mi tormenta. E non posso fare a meno di dirtelo. Avanti, parla. La signora Peterson non parlava che di Madeira, ricordi? Perché evidentemente tu le hai proposto di venire a vivere a Madeira con te. Non le hai anche detto per caso di lasciare la sua casa, vendere tutto e ritirare il suo denaro? Sì, precisamente. Vedi, da quando ho sentito la storia di quella povera signora Domberg, non ho più vissuto un momento tranquillo, perché mi chiedevo, se oggi una donna decide di fare una cosa, come può essere così ingenua da affidarsi al primo che le capita davanti solamente perché è capace di farle vedere un mondo affascinante, un mondo pieno di cose meravigliose che ha sempre sognato? Capisci? Questo processo mentale mi interessava e ne volevo conferma. Ho preso del materiale pubblicitario di Madeira, me lo sono messo in tasca e poi sono andato a fare una passeggiata ai giardini inglesi come un cacciatore alla ricerca della sua preda indifesa. E all'improvviso, eccola là, una donna sola e matura. Mi faccio coraggio e mi avvicino. Cioè, un esperimento? Esatto, hai capito, questa è la parola giusta, stavo proprio facendo un esperimento. E quando lo avresti fatto, questo esperimento? Quando? Potevi farlo solo dopo aver saputo la faccenda della Domberg, cioè al massimo l'altro ieri. Sì, esatto. Sì, ma la signora Peters ha detto ieri, sono giorni e giorni che suo zio mi parla di Madeira. Così ha detto la signora Peters. In questo caso, tu avresti fatto il tuo famoso esperimento prima che quelli della polizia ti avessero raccontato della scomparsa della signora Domberg. Dopo che qualcuno l'aveva convinta a disdire il suo appartamento, a vendere tutto ciò che possedeva e a chiudere il suo conto in banca. Ti chiedo una cosa. Sì? Dov'è la Peters? Ho bisogno di parlarle. Hai proprio bisogno di parlarle? Sì. Altrimenti devo chiamare la polizia e dire tutto quello che so. Mi dispiace, zio, ma... Oh, ti prego. Perché dovrebbe dispiacerti? La cosa è più che naturale. E io ti accontento. Sei pronta? Pronta a fare cosa? A parlare con la signora Peters. Dov'è? È in campagna, nella mia villa. E cosa ci fa là fuori? Ce l'ho portata appunto ieri. Ieri quando? Dopo che tu sei fuggita. Le è piaciuta talmente che mi ha chiesto di lasciarcela qualche giorno invece di andare in albergo. E io naturalmente le ho detto che il frigorifero era ben fornito e di fame non sarebbe morta. Già. Andiamo a trovarla. È tutto spento? Sicuramente no. Non risponde. Non lo capisco. Come non lo capisci? No. Avrà avuto paura e ha preferito andarsene. La gente non fa che sognare la tranquillità, il silenzio, la campagna. E quando c'è, ha paura della solitudine. Peccato. Volevo proprio che tu le parlassi. Perché mi guardi in quel modo? Voglio sapere dov'è. Come devo dirti che non lo so? Allora, vado a dare un'occhiata in giardino. A che scopo?
Senti, zio. Che cosa? Tu hai ucciso la anche... La tua fantasia ti fa dei brutti scherzi. Calmati. Facciamo un po' di musica e beviamo qualcosa insieme. Ti va un bicchiere di champagne? No, lo champagne non mi piace. No, a me sì. Ne ho proprio bisogno. Sai, cara, tutti i discorsi di questi giorni mi hanno un po' scosso. Sono comunque cose che fanno un certo effetto. E mi sento un po' stanco. Anzi, molto. Però, con un buon bicchiere riprendo un po' di energie. Ti prego, bevi. Solo per farmi un po' di compagnia. Fallo per il tuo vecchio zio. Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer. Cosa fate qui? L'abbiamo sempre seguita. Cos'è successo? Avevate ragione voi. Ah.